acá en Lille, parte 2. Adelante, Alberto. Signore, io parlavi adesso delle difficoltà che avete avuto, risolte solo all'ultimo momento per venire a Lille a fare le Olimpiadi. So che la Federazione Europea, anche per la scelta di Dublino, ha avuto dei grossi problemi. Ricordo che ti dissi io che Atene non era disponibile. E via. Ora volevo dire, io ho un po' l'idea di un brutto momento, diciamo, per il bridge mondiale, perché i giovani sono attratti da tanti altri giochi, non vedo più quell'incremento che negli anni 70-80 era veramente visibile. Ora voglio chiedere, tu pensi che anche un fuoriclasse come te, diciamo, abbia modo di porre qualche rimedio a questa situazione, o che il decremento del bridge, i passi siano ormai irreversibile? No, io assolutamente, anche perché non lo penso per istituto, certo, non vorrei pensarlo, ma sinceramente non lo penso neanche come convinzione personale. Cioè, è chiaro che affrontiamo un momento difficile, è inutile dirlo, è un momento che è difficile perché le trasferte costano, perché le risorse al mondo del bridge in questo momento praticamente sono tutte autoctone, non arriva nulla dall'esterno, gli sponsor sono spariti. In un momento di crisi come questo è molto difficile, e quindi è chiaro che c'è un minimo di rallentamento nelle partecipazioni. Secondo il mio amico fraterno José Damiani c'è anche il problema che c'è questo invecchiamento, si invecchia, si continua a invecchiare e ci sono poche new entry. Però devo dire che se ci guardiamo intorno qui, io ho visto la squadra canadese, mi sembra che siano tutti giovani, sì. Le squadre svedesi sono giovani. Le svedesi donne, una è giovane. Le donne sono ragazzine, quindi voglio dire, io vengo adesso da questa esperienza in Cina dei campionati giovanili, dove abbiamo avuto il record di partecipazione, praticamente tutte le zone hanno partecipato, sia negli junior che nei giovani, nei ragazzi che nelle ragazze. Quindi c'è un movimento. Teniamo conto poi che quello che ha fatto fino ad oggi numero, massa, sono stati i paesi occidentali, cioè il bridge occidentale. In questo momento nei paesi dell'Oriente, soprattutto in Cina, in Indonesia, in India stessa, c'è un'evoluzione enorme. In Cina c'è un movimento sorprendente, ma soprattutto a livello giovanile. In tutte le scuole. E a che si deve questo incremento? Si deve al fatto che, come lo chiamano loro il patriarca Deng Xiaoping, a suo tempo, per contrastare questo fenomeno degli scacchi in Russia, ha voluto introdurre in Cina un qualcosa che fosse originale. Deng Xiaoping veniva da un'esperienza di vita francese, eccetera, era un giocatore di biglia, ha introdotto il bridge, l'ha introdotto nelle scuole militari, l'ha introdotto nelle scuole, per cui è chiaro che immediatamente c'è stato un... Oggi ci sono, tenete conto, Taikang, dove abbiamo organizzato il campionato giovanile, è chiamata la città del bridge. Per loro è un villaggio, perché ha solo 800.000 abitanti, però parlando con giornalisti locali, quindi non solo con la propaganda ufficiale, un cittadino su tre gioca a bridge, quindi solo a Taikang ci sono quasi 300.000 giocatori di bridge. Lo diceva già prima. Parliamo dei numeri che sono impressionanti. In Cina ci sono 120 milioni di bridgisti. 120 milioni di bridgisti. È chiaro che sono i bridgisti amatori che giocano in casa, che giocano. Però vuol dire che quindi c'è un movimento che sta sicuramente e che si sta imponendo, lo vediamo anche a livello sportivo. Tuviste un'esperienza in una scuola in Cina, no? Che fueron tuide. Un'esperienza fantastica dove abbiamo pubblicato, dove abbiamo visto veramente. Y han estado hablando con los chicos de bridge o jugando? Giocando con loro e giocando con ragazzini che quando giochi viene giù il morto e in tre secondi giocano la mano. Per cui, e poi lo vediamo perché stanno crescendo veramente anche ad alti livelli. Per cui il bridge in questo momento ristagna forse un pochino nel mondo occidentale e la concorrenza, è chiaro che tu dicevi, è molto forte. La concorrenza è fortissima perché una volta cosa si faceva?
quando noi bisavamo da scuola, bisare vuol dire saltavamo, andavamo in latteria a giocare a carte. Adesso non si fa più. Adesso non si fa più, perché oggi c'è il computer, ci sono i tablet, ci sono le cose. Che per le ragazze sono disponibili. È sanscrito, perché per me fatto è. Però sì, se sì, penso che mio nipote è appena nato, mi insegna come si usa la PlayStation, quindi nascono già e quindi sono portati ad avere queste, quindi la concorrenza è forte. Il bridge, che tutto sommato non è vero che è un gioco difficile o è un gioco per persone intelligenti, il bridge è un gioco intelligente per persone normali. Questo va detto una volta per tutte. È un gioco intelligente per persone normali. Bella. Non è un gioco intelligente. Quindi molti dicono è un gioco intelligente, un gioco, non è vero, ci vuole un minimo di applicazione. È chiaro che è un gioco di coppia, perché a differenza del gioco individuale, dove tu sei finalizzato a battere il tuo avversario, qui prima devi costituire la coppia, quindi devi sacrificare il tuo ego, il tuo corpo. Cioè non è facile l'approccio. E è l'unico dei cinque deportes che si gioca di parejas, quindi gli altri quattro sono individuali. Individuali. E quindi questo è l'approccio difficile dell'inizio, dove ci vuole un minimo di applicazione, cioè non puoi andare lì, mentre a scacchi, a dama, a go, a scacchi cinesi, impari i movimenti e puoi giocare bene o male subito, a bridge un attimo di allenamento col tuo compagno e ci vuole, quindi l'approccio forse al momento, però il vantaggio rispetto agli altri è che quando poi cominci io penso che sia un gioco che non abbandoni più. Anche se magari rinunci a fare le competizioni, rinunci a fare agonismo, però bridge in famiglia, a casa, con gli amici e ti resta tutto. È come andare in bicicletta. Quando vai in bicicletta la prima volta sembra difficile, quando ci sei andato una volta ci vai tutta la vita. Il bridge io penso che sia. Io sono un po' troppo entusiasta di questo. Volviendo un pochino al tema dello juveniles, Italia de golpe hace torneos de 70 mesas para juveniles. Es correcto esto. Yo he visto que Silvia Valentini organizó en Bolonia un torneo de 70 mesas, sì, para el quinto elemental. Sì, 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 sì. Beh, diciamo che in Italia, in questo momento c'è stato un attimo di pausa di riflessione, perché attraverso il commissariamento che ha avuto la federazione, eccetera, c'è stato un po' di fermo. Però in Italia praticamente avevamo iniziato un discorso con le scuole, un discorso a livello giovanile, dove tra l'altro il nuovo presidente è stato un po' all'inizio un po' il deus ex machina operativo di questa attività. Avevamo raggiunto dei grossissimi successi. Noi siamo arrivati a organizzare a Roma un torneo con 500 scolari. 500 scolari significa ragazzini sotto i 16 anni. Un protocollo col Ministero dell'Educazione, quindi il bridge può essere insegnato. Praticamente poi, come in tutte le cose, noi siamo partiti, abbiamo fatto i maestri e poi ci sono gli altri che ci hanno superato, nel senso che hanno insistito nel programma. La Polonia oggi è la maestra in campo giovanile, si vedono i risultati. Nella squadra ladies ci sono due ragazze che giocano benissimo. Perché hanno un movimento a livello di scuole, a livello di università incredibile. E questo è il futuro. Il futuro, io anche al congresso l'ho detto, dobbiamo essere convinti che il bridge non è un gioco per vecchi, come il film dei fratelli Coen. Il bridge è un gioco per giovani, noi tutti abbiamo imparato all'università, in epoche diverse, perché lui è molto più giovane di me, però all'università una volta finita la mensa si andava lì e si giocava a bridge. È chiaro che oggi l'approccio è diverso, bisogna frequentare un corso, bisogna andare a farlo a scuola, però io penso che, a parte che noi abbiamo bisogno di giovani, i giovani rappresentano il nostro futuro, adesso noi abbiamo cercato di introdurre delle iniziative anche per far sì di trovare delle risorse per aiutare i giovani. Faremo dei simultanei, faremo dei tornei, introdurremo, come ho visto che avete anche voi pubblicato, dei tornei virtuali online su internet. Tutti i proventi saranno destinati allo sviluppo dei giovani, perché i giovani rappresentano veramente. È vero che il bridge cominci a giocarlo da ragazzino e lo giochi fino a età. Mi dicevano proprio ieri sera che Tony Pride, con un suo coetaneo, cioè 82 anni,
proprio la settimana scorsa hanno vinto un importantissimo torneo a Brighton. Benito Carozzo, 86 anni, Carozzo, è stato ingaggiato, cioè, nel team Angelini una settimana fa. Abbiamo ancora degli esempi che, però è chiaro che i giovani sono quelli che danno la spinta, che poi danno l'evoluzione, insomma. E quindi io ritengo che sì, c'è un momento forse di piccolo ristagno, però ci sono tutte le potenzialità. Io ho visitato l'anno scorso tutte le zone, ho trovato entusiasmo, passione, dedizione, quindi sono sicuro che il bridge riprenderà ampiamente a essere come è sempre stato il numero uno. Senti, allora torniamo un po' al presente. Adesso abbiamo fatto un po' le nazionali italiane qua a Lille. Io personalmente sono più che soddisfatto, direi, penso sicuramente anche tu, di come stanno andando le cose finora. Cioè, gli uomini sono già nei quarti di finale. Le donne stanno lottando alla pari con quella che io ritengo una delle più forti nazionali presente qui, cioè l'Olanda, e i senior stanno anche loro lottando fin qui alla pari con Israele negli ottavi di finale. Ora, vorrei dire innanzitutto cosa ne pensi tu, e più che altro che effetto di fatto, che credo che fossi con lui già dalla prima volta, per la prima volta dal 1979, vedere una nazione italiana senza Lorenzo Lauria, e cosa, anche cosa ne pensi di Zaleski, ha giocato bene, questo te lo premetto, che ne pensi di questo? Beh, intanto un giudizio generale sulla la spedizione italiana, sì. È chiaro che, come hai detto tu prima, io nonostante oramai non sia più parte della federazione, sia presidente della federazione mondiale, quindi teoricamente, neutrale. Molto teoricamente dovrei essere neutrale, però soffro di più oggi non avendo la possibilità di essere direttamente coinvolto. Però devo dire che fino a oggi è andata oltre le previsioni, sinceramente per me è andata oltre le previsioni, cioè a parte l'Open, che io sono convinto sia ancora la squadra numero uno anche in questa formazione, nonostante tutti dicano forse per scaramanzia che sarà difficile passare KO, vabbè, dopo parliamo di questo. Per le ragazze, secondo me, hanno avuto un ottimo, venivano da un periodo abbastanza tribulato, e quindi hanno avuto un ottimo risultato nel qualificarsi agevolmente. Purtroppo trovano l'Olanda, che sono d'accordo con Alberto, in questo momento è la squadra più forte, tra le più forti a livello femminile. Si stanno però difendendo molto bene, hanno avuto purtroppo una partenza un po' infelice, perché hanno preso praticamente un po' cappotto nel primo tempo, nelle prime 16 mani, però poi hanno recuperato e sono passati avanti. Adesso sono lì testa, una decina di punti se lo giocano, quindi è aperto. Io mi auguro che possa essere aperto, mi auguro che, siccome poi tecnicamente sono in grado di farlo, il problema sono tanti altri problemi, un po' di carattere, però io penso che potrebbero farci. I seniores, anche loro, si era detto il traguardo è raggiungere i KO, ed è stato raggiunto, sono arrivati quarti nel loro è stato raggiunto, con è stato raggiunto molto bene. Anche loro hanno avuto la sfortuna che, arrivando quarti, l'abbinamento diventa automatico, si sono trovati Israele, che non è stato scelto da nessuno, è una buona squadra, però se la stanno giocando, quindi non è detto che non vediamo. Degli Open non parlo, perché ma Lauria ti manca o no? Beh, Lauria mi manca per tutta una serie di questioni, perché poi io Lauria lo conosco fin da quando era bimbo, io sono stato capitano nazionale per 2 anni, quindi l'ho avuto, è sempre stato un po' il mio punto di riferimento, anche se poi litigavamo, ne facevamo, perché ha un carattere che però si è addolcito, mi sembra, negli ultimi momenti. Ma è sempre burbero, però è molto più tenero. Beh, devo dire che Lauria mancherebbe a tutte le squadre, cioè Lauria non è solo un giocatore forte, Lauria è quello che si siede, mette i denti nel tavolo e fino alla fine è lì a mettere giù le carte. Io ricordo un altro giocatore come lui, che purtroppo è mancato, che era Paul Soloway, che era un altro che si sedeva e tutte le carte le metteva giù e dall'inizio alla fine non cambiava atteggiamento, quindi è un punto di riferimento fuori. Nei momenti in cui fuori magari
fingono di accapigliarsi, però invece fanno un lavoro. Beh, ricordi quando a Pechino hanno vinto le Olimpiadi, li abbiamo dovuti dividere certo, io e te. Certo. Ma però, era tutto un gioco. Però era un gioco perché serve a scaricare, però tutti, poi per tutti, anche se sono di fuori classe, lavoro io un punto di riferimento, perché poi alla fine vanno a chiedere a lui. Quindi è chiaro che manca. Però devo dire che è chiaro, non possiamo fare un paragone tra la coppia però Romain e Zaleski Versace. Assolutamente. Però io devo dire che forse Versace gioca forse più attento, è più convinto, proprio perché sa che non ha di fronte Lauria, che può recuperare un suo errore. È chiaro che in questo momento lui deve fare dei riferimenti. Zaleski, chiaramente, possiamo considerarlo nell'ambito dei giocatori che chiamano, che sono definiti con un termine che a me non piace, giocatori sponsor, e che sono i vari Nickel, i vari Kane, i vari Zimmerman. Io penso che Zaleski non abbia nulla, anzi, secondo José Damiani è il più forte di tutti. Abbia nulla da invidiare, non lo conosco a fondo come giocatore, però devo dire che fino ad oggi ho visto, perché seguo di nascosto gli incontri dell'Italia, e ho visto che si è portato molto bene, devo dire che come coppia anche hanno reso molto bene, quindi è chiaro che non è Lauria, è chiaro che Lauria manca, però io penso che questa squadra, posso essere smentito magari nel prossimo turno, perché questo penso Alberto che no, diciamo dall'incontro con la Polonia, ma questo si è questo finito, è definito, sì. Però io penso che comunque la squadra possa raggiungere un ottimo risultato. Io avevo pronosticato una finale, che però mi sembra, io nei pronostici evidentemente non sono molto bravo. C'è lo scoglio Polonia, poi superata la Polonia dovrei... Anche l'altra mia finalista in questo momento sta soffrendo le pene dell'inferno. Beh, ma sono abituato. Se ti riferisci a Monaco, gli ho visto fare delle... Però devo dire che la fiducia nasce anche dal fare strike, no? Tutto l'entusiasmo che arriva.